Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Oggi è venerdì 12 novembre. La Chiesa, nel rito tradizionale, celebra la festa di un papa martire, San Martino. Primo Papa, da non confondere col San Martino di ieri, quello che è un po' più famoso, a dire il vero, sebbene fosse solo vescovo, però San Martino di Tours è universalmente noto. Meno noto è il San Martino di oggi, che era però Papa. Un papa martire perché fu prelevato con la forza a Roma per volere dell'imperatore di Costantinopoli, Teodosio, e condotto in esilio a Costantinopoli, forse come mai prima un papa umiliato. Beh, ce ne sono stati altri nel corso della storia della Chiesa. Sempre il papa porta la croce perché è vicario di Cristo e Gesù l'ha detto: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, figlioli cari. Io non so chi di voi si aspetti altro o provi a fuggire, non lo so. Stiamo molto attenti, perché c'è il rischio di una falsificazione della fede. Insomma, Gesù l'ha detto: se hanno perseguitato me, perseguiteranno voi. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di tutto ha odiato me. E ci sono stati papi che nel corso della storia della Chiesa veramente hanno sofferto. Io direi tutti, ma alcuni in modo particolare hanno veramente avuto delle missioni del tutto speciali. Essere papa significa stare con Gesù in croce. È un munus crucis, starei per dire, un ufficio della croce, perché il papa è il vicario di Cristo in terra. Vabbè, sì, lo sappiamo, Bergoglio ha tolto questo titolo, ma Bergoglio non è il papa, tutti i suoi atti sono invalidi, sono nulli. Allora il papa di oggi fu portato a Costantinopoli e costretto a camminare per le vie della città in catenato, e la gente di Costantinopoli gli gettava addosso per volere dell'imperatore e del patriarca. Sono storie dolorose. E addosso gli buttava di tutto, umiliandolo, maltrattandolo. Fu poi portato in esilio nel Chersoneso, allora si chiamava così. Comunque poi morì lì, esule. E finalmente furono i suoi resti mortali portati a Roma. Oggi è venerdì e nella festa di questo santo martire, Papa Martino I, vi ricordo che essendo venerdì meditiamo sulla passione di Gesù. Sulla passione di Gesù, essendo venerdì, con due formule importanti. L'astinenza dalle carni, mi raccomando, oggi è il giorno che non si mangia carne, va bene? Mamme, nonne, mogli, mi raccomando, ma anche single, uomini e donne, mi raccomando, perché ci sono del piccolo resto non poche persone che sono single, per scelta o per necessità. Ecco, non cucinate carne, non mangiate i derivati dalla carne, della carne. E offrite tutto questo per consolare Gesù e per meditare sulla sua passione. E poi l'altro pio esercizio, il pio esercizio della Via Crucis. Vi ringrazio per i numeri sorprendenti del ciclo di catechesi sul mio libro La Sinfonia dell'Agnello. Eccolo qui, questo libro. Naturalmente, ieri sera eravamo più di 1500 e naturalmente io non posso commentare tutto. Ho sempre detto che tutto il resto che volete approfondire lo trovate in questo mio libro. Molti lo stanno richiedendo. Potete chiederlo in segreteria a Radio Domina. Noi, come staff di Radio Domina, ci siamo rivolti non più alle poste, ma a questi corrieri più rapidi, affinché vi arrivino quanto prima possibile in casa i libri che avete prenotato, in particolare questo. Ringraziamo la Madonna di questa bellissima esperienza che ci sta dando di vivere con questo ciclo di catechesi. Ieri sera abbiamo meditato il capitolo ottavo e abbiamo visto la conclusione dei sigilli e siamo arrivati ai primi quattro squilli di tromba. Quindi veramente il cammino, come vedete, dell'Apocalisse si fa sempre più avvincente. E poi oggi è venerdì, gioca l'Italia. Stasera c'è la partita dell'Italia contro la Svizzera, una partita decisiva per andare ai mondiali. E vabbè, però li hanno sempre fatte di mercoledì e di sabato. Beh, adesso hanno saputo che c'è l'incontro dei pionieri del Rosario e quindi il diavolo, ecco, ha posto questa sorta di rivendicazione. Pazienza, vorrà dire che finito l'incontro vedremo bene che cosa ha fatto l'Italia, perché questa sera, ve lo ricordo, alle 21:15 c'è l'incontro di preghiera con i pionieri del Rosario. E venerdì scorso è toccato ai pionieri di Roma, questa sera del Lazio. Ecco,
Quindi vi aspetto questa sera alle 21:15, è sempre molto importante pregare insieme. E adesso andiamo alla rubrica Santi e Caffè di stamane, intanto buon caffè a tutti. Eccolo qui, vi ricordo, ecco, stavo dimenticando un'ultima cosa, che siccome il sabato non c'è la rubrica Santi e Caffè, devo trovare modo di ricordarlo in altre maniere. Domani sera, che è sabato sera alle 21:15, prosegue la finestra delle apparizioni mariane. Non perdetevi questo appuntamento. Vi prendete la pizza, ve la prenotate, ve la fate per venire a casa e stiamo meditando sui messaggi della Madonna del Pino di Avola. Bene, adesso andiamo alla nostra riflessione di stamane. In queste settimane, in questi giorni, stiamo insieme riflettendo sulla Questio Magna, su chi sia veramente il Papa, una questione che sembra non interessare quasi nessuno, eppure quella decisiva, perché se gli va che ci abbiamo azzeccato noi dicendo che Bergoglio non è il Papa, chiunque va a messa in comunione col Papa è ipso facto fuori dalla Chiesa. E non so se vi rendete conto di questo. Chiunque è in comunione con Bergoglio, che Papa non è, a norma delle leggi della Chiesa, è fuori dalla Chiesa, e cioè c'è niente da fare. E non è un aspetto irrilevante come taluni sostengono. Chi non è con il Papa è fuori dalla Chiesa, perché ubi Petrus, ibi Ecclesia. Allora abbiamo visto in questi giorni, prima di tutto, i comportamenti, non tutti, perché se no non la finiremmo mai, di Bergoglio. E abbiamo spiegato già lunedì, poi martedì, credo anche mercoledì, che un papa non farebbe, non direbbe mai le cose che ha fatte e dette Bergoglio. Su questo non si rifinisce mai di rimanere stupiti e sorpresi. Cioè, Bergoglio, se fosse il papa, non assumerebbe i comportamenti che di fatto tiene, perché appunto tiene un comportamento assolutamente disdicevole, per nulla adeguato a uno che si dice essere il Papa. E allora bisognerebbe riflettere, e io credo, non so se siete d'accordo, che la stragrande maggioranza della gente, non parlo di quella che se ne infischia e che vive senza Dio, che della Chiesa non gliene importa nulla, parlo dei cattolici praticanti, ecco, io credo che il dubbio a qualcuno venga, il dubbio a qualcuno venga. Voglio mostrarvi un paio di immagini, abbiate pazienza perché mi si è bloccato il tablet, pazienza, allora lo faccio col mio cellulare, mai arrendersi. Cominciamo con queste due immagini, ecco, che vi faranno riflettere, perché penso che siano utili a capire come vanno le cose. Queste immagini sono quelle di un Bergoglio che esce fuori dalle righe, che praticamente non riesce a controllarsi, che praticamente si comporta in modo da lasciare senza parole. Eccolo qui, un momentino solo. Ecco, sta per partire. Eccolo. E vabbè, pazienza. Quando il diavolo ci mette la coda. Di nuovo, un po' di pazienza. Abbiate pazienza soltanto un momentino. Eccolo qui, dovrebbe partire adesso. Bene, eccolo. Vedete Papa Francesco, come lo chiamano, che saluta la gente. Guardate bene adesso queste immagini. Vedete quella donnina lì cinese? Si è fatta il segno di croce, non vede l'ora che si avvicini. Papa Francesco lo tira per la mano, certo un po' strattonandolo, ma guardate la reazione di Bergoglio e il volto. Non so se avete notato, un papa ha mai potuto fare qualcosa del genere? C'è mai stato un papa nella storia della Chiesa che casomai abbia stratto? Beh, lui è stato un po' strattonato, ma questo è successo a tutti i papi. Giovanni Paolo II lo facevano a polpette. Anche lo stesso Benedetto XVI, una volta una donna saltando la staccionata si è gettato addosso a lui e l'ha tirato giù facendolo cascare a terra. Il cardinale Che Guevara in quell'occasione lì si è rotto la gamba. Per fortuna Benedetto XVI non si è fatto nulla. Ecco, quindi succede che il Papa venga tirato, e il Papa deve tenerlo presente. Anche a Gesù succedeva, lo leggiamo nei Vangeli, lo strattonavano da tutte le parti. Vi pare ragionevole una risposta di questo tipo? Rivediamola lentamente. Ecco,
Qui vedete che la donnina si fa il segno di croce, poi le spiegherà che voleva chiedere al Papa di pregare per i cattolici perseguitati in Cina e forse questo l'ha infastidito. Eccolo qui, tutto sommato non è che gli fa del male, ma guardate prima di tutto come la picchia e poi come se ne va a Bergoglio. Qui c'è un'altra volta l'immagine, guardate che roba. Ma sono immagini sconvolgenti, figlioli cari, eh? Sono immagini talmente sconvolgenti che Bergoglio è stato costretto a chiedere scusa a questa donna qui. E poi, come nel migliore dei regimi presenti nel mondo, Bergoglio l'ha fatta venire in Vaticano. Sono però immagini che fanno riflettere. Uno che ha Dio dentro, uno che parla tanto di misericordia, che parla tanto di perdono, non si fa venire questi atti d'ira, questi scatti d'ira, la picchia proprio, la strattona, lei la tira, lei lo tira, certamente, però la reazione di uno che dovrebbe essere il vicario di Cristo in terra, e per fortuna lui non lo è assolutamente sorprendente. Avete visto? Lo tira proprio, la tira proprio, e poi le batte ripetutamente la mano, le avrà fatto anche male perché proprio si sfoga, perché quest'uomo qui, che è Bergoglio, è un uomo iracondo, e non crediate alla narrazione di un Papa Francesco buono, misericordioso. Basterebbe guardarlo negli occhi, è un uomo pieno di ira. Io l'ho sperimentato sulla mia pelle quando gli hanno detto, io non ero lì, ma lo so per fonti diciamo divine, chiamiamole così, gli hanno detto: ma due scomuniche, due scomuniche, due scomuniche, fatelo fuori. Parlava del sottoscritto. Quell'uomo lì è pieno di rabbia, si vede. E qui c'è adesso la seconda delle immagini che volevo mostrarvi. Eccola qui, è un Bergoglio che si trova, se non ricordo male, in Messico. Sì, guardiamo con attenzione queste immagini, saluta la gente. Ecco, qualcuno adesso prova a tirarlo, come sempre succede, perché il Papa è sempre il Papa, la gente non sa che non lo è. Guardate, ecco, lui piano piano benedice il palloncino, poi lo sistemano. Seguite con attenzione le immagini. Ecco, continuate a guardare le immagini. Gli uomini della sicurezza gli raccomandano di essere attento. Continuiamo a seguire le immagini, anche in silenzio se necessario, fanno riflettere. Lui va avanti, eccolo qui, saluta la gente. E poi a un certo punto dovrebbe esserci il momento in cui qualcuno lo tira. Eccolo, dovrebbe essere qui, vediamo se è vero. E credo che sia normale, credo che sia normale, sebbene ci vuole sempre rispetto per la persona del Papa, che la gente lo tiri, lo strattoni, lo cerchi, lo voglia dalle proprie parti. Ecco, guardate adesso che cosa succede, guardate come si trasforma, Bergoglio, guardatelo in volto. Ma questa è la foto di un, cioè queste sono le espressioni di un papa? Non lo so io, fioli cari, cioè ognuno riflette, io non mi spiego come non riflettano quelli che, non riflettano quelli che lo continuano a chiamare il papa. Cioè un papa non si comporterebbe mai così. Avete visto l'espressione del volto? Prima con la donna cinese, che lo tira un po', ma non si può giustificare l'idea solamente col fatto che sia una persona, poniamo, impulsiva, che è lì pronta, perché proprio in volto si cambia. Come se non bastasse, secondo me l'immagine è un po' veramente imbarazzante sopra ogni cosa. È quella che riguarda l'incontro con uno dei, come si chiama, questo presidente del Sudan, e Bergoglio si prostra ai suoi piedi e glieli bacia. Questa è un'immagine che ha fatto il giro del mondo e che ha lasciato sorpreso anche l'interessato stesso. Questo presidente del Sud Sudan, dove c'è la guerra, Bergoglio che non si inginocchia mai davanti al Santissimo, improvvisamente compie un gesto che lascia tutti senza parola, che non si spiega, veramente non ha una spiegazione razionale. Ecco, guardate, seguite con attenzione, guardate il Bergoglio che è sempre in piedi davanti al Santissimo, che cosa è capace di fare? Eccolo lì, bacia i piedi di un di uno stupito presidente.
Eccolo lì, che senso ha avuto questa immagine di uno che dovrebbe essere papa, che si prostra a baciare i piedi, che si prostra a baciare i piedi di un capo di Stato? E questo veramente dovrebbe essere al contrario. Una volta al papa si baciavano i piedi, come sapete, no? Era un cerimoniale previsto che al papa appunto si baciasse la sacra pantofola, come si diceva. Poi questo rito è stato cancellato fino a Giovanni XXIII, credo, era andato naturalmente, poi i tempi cambiano e anche forse è stato giusto togliere questo, però è il papa che merita riverenza perché è il vicario di Cristo. E comunque sia, anche quando è un capo di Stato islamico o non cristiano in generale, comunque anche il Papa è capo di Stato, quindi alla fine casomai la si gioca alla pari e non ha niente a che vedere questa cosa qui con l'umiltà. Non è che Gesù, di cui il Papa dovrebbe essere vicario, si gettava a terra a baciare i piedi. È esattamente al contrario se leggete i Vangeli. Nei Vangeli c'è scritto che sono gli uomini che lo incontrano, i lebbrosi, gli ammalati, ma anche gli apostoli stessi che cascano ai suoi piedi, che cascano ai suoi piedi e non è Gesù che invece casca ai piedi degli altri. E questo veramente quindi fa riflettere moltissimo su questi comportamenti insoliti di un Bergoglio che appunto non sa più, secondo me, per attirare l'attenzione, non sa più cosa inventarsi. E abbiamo visto quindi le immagini insolite, mai viste prima. Voi sapete che Paolo VI ha subito un attentato quando era a Manila, nelle Filippine, e anche Giovanni Paolo II, oltre a quello di Piazza San Pietro, ne ha subito anche uno quando era a Fatima. Non si sono mai avute queste repliche così incontrollate, isteriche, rabbiose, soprattutto come avete visto quella nei confronti della donna cinese che poi ha rivelato di aver tirato il Papa per fede, quindi non per un gesto di irriverenza, per fede lo ha tirato perché gli voleva parlare della situazione dei cattolici in Cina e lui ha sentito quello, quindi evidentemente si sarà infastidito proprio in ragione di questo bisogno di parlare di una cosa che lo infastidisce a Bergoglio, i cattolici in Cina. Lui ha venduto i cattolici in Cina con la Segreteria di Stato Vaticana perché ha raggiunto un accordo con la Chiesa Patriottica. E con questa chiesa patriottica si è messo d'accordo, abbandonando di fatto i cattolici non schierati alla peggiore persecuzione di ogni tempo. È un Bergoglio che si arrabbia, appunto, un Bergoglio che diventa nervoso quando le cose non vanno come lui vuole, iracondo, un Bergoglio che non riesce a controllare se stesso, un Bergoglio che sa fare anche questo, come ora vi mostrerò. E questo è accaduto a Loreto. Insomma, veramente c'è l'imbarazzo della scelta, è un cahier de doléances. Eccolo qui il bizzarro Bergoglio. Fa baciarsi le mani, siamo nella sacrestia. Guardate come tira via la mano. Guardate, guardate, non vuole che gli si baci la mano. Come se la si facesse quale gesto nei suoi confronti. In realtà è la gente che è piena. Ecco, vedete? La gente rimane senza parole, peggio per loro, vedete? Ma quando mai un papa ha fatto. Guardate, guardate che roba! Ma guardate che roba! Ma è roba bizzarra, è roba di un uomo capriccioso che si. Guardate quell'uomo lì che ci rimane malissimo e questa donna, è l'imbarazzo totale. Guardate che roba! Poi si viene a scoprire. Io vorrei che la rivedeste l'immagine, che questi erano considerati tutti conservatori, cattotradizionalisti e Bergoglio si è infastidito, non li sopporta. Ecco il papa di tutti, il papa del dialogo, il papa della misericordia, il papa dei ponti e non dei muri, che cosa è capace di fare? Quando non gli va a genio, questo qui, come faceva già quando era vescovo a Buenos Aires, distrugge, asfalta quelli che gli stanno sullo stomaco. Guardate di nuovo le immagini.
Che roba? Ditemi voi se è normale quello a cui assistete, se guardate come spinge anche con una certa irriverenza lui che è il papa per le donne, guardate, togliti di mezzo, sembra dirle, ma non mi rompete le scatole perché chissà che cosa aveva in viso, anche si vede che recita. Guardate quella povera donna che rimane senza parole, quest'altra e quest'altro ancora. Insomma, è una sorta di barzelletta. Il Papa che dovrebbe offrire la mano per. Che dovrebbe offrire la mano perché così prevede il cerimoniale, perché la gente bacia la mano al Papa e soprattutto l'anello come atto di riverenza. Una volta era considerato anche un gesto che era accompagnato dall'indulgenza, e quindi nella gente, grazie a Dio, un po' di roba è rimasta ancora, soprattutto i cattolici, quelli diciamo legati alla tradizione e che si presentano, soprattutto perché erano persone che potevano permetterselo, quindi gente altolocata, gente probabilmente di alto lignaggio, e qui Bergoglio si diverte, non è che la mano non la dà, è proprio, guardate che lui è bizzarro, è un uomo che ama la ribalta, che ama il protagonismo, avete visto? Allora, a quella lì la picchia sulle mani, a quell'altro gli cambia il volto e gli urla addosso, a quel presidente gli si getta i piedi per baciarglieli, insomma, figlioli cari, c'è solamente l'imbarazzo della scelta. Se questo fosse veramente il Papa, ci si dovrebbe chiedere dov'era lo Spirito Santo in conclave e dov'è lo Spirito Santo in questi ultimi anni. Per fortuna nostra, di noi del piccolo resto, noi ci godiamo lo spettacolo, perché Bergoglio è un uomo da avanspettacolo. Ci godiamo lo spettacolo, ci godiamo lo spettacolo. Queste immagini da sole basterebbero a far capire che lui non è il Papa. Ecco, le rivediamo. Ve le faccio rivedere perché fanno riflettere. Aspettate che la porto un po' indietro. Ecco, guardate come spinge questa donna qui. Guardate, togliti che mi hai già rotto le scatole. E guardate tutto il resto, togliti. Ops, voilà. Ops. Guardate, dà la mano per poi tirarla via. Voilà. Non c'è la mano? La vuoi? No, non te la do. La vuoi? No, niente, non te la do. Si diverte. Ha un atteggiamento del tutto cinico, miei cari figliuoli, in cui si vede chiarissimamente che non è, diciamo, nel controllo pieno di sé delle proprie facoltà. Vi ricordo che Bergoglio non ha fatto mistero di essersi sottoposto a una cura di psicanalisi con una psicanalista ebrea a Buenos Aires. E qualche problema secondo me c'è. E concludiamo in questa carrellata impietosa di immagini con quello che non era mai accaduto prima in un'udienza generale dove il Papa esercita il magistero ordinario, mentre è lì, ecco che cosa accade. Se ne infischia, arriva una telefonata, chissà chi era, e spezzando e rompendo il cerimoniale, risponde al telefono come se nulla fosse, davanti a migliaia di persone. Eccolo lì. Dammi il telefono, perché questa è una telefonata importante. Pronto? Ehi, ciao, come stai? Sì, il nuovo ordine mondiale. Ah, sì, sto lavorando per distruggere la Chiesa. Sì, sono a buon punto. Sì, Domino Nutella l'ho scomunicato, stai tranquillo. Sì, non c'è problema. Prima o poi apriamo le porte all'anticristo. Va bene? Ecco, va bene, Lucifero, ciao. E forse l'immagine per me veramente più significativa di tutte, con la quale concludo. Avevo detto che questa era l'ultima, ma non, avevo pensato di non mostrarvela, però non posso farne a meno. E la telefonata al povero ragazzo diversamente abile, e lui parla con la mamma, si salutano, e la mamma non smette di dire che lui è un santo, che lui è un uomo di Dio, e Bergoglio gli dice alla fine: ci vedremo all'inferno. Questa è la risposta di Bergoglio, che lascia la mamma attonita, senza parole. Vediamo, qui dobbiamo alzare poi il volume, e con questa immagine conclusiamo questa carrellata di Bergoglio attore. Allora, qui siamo ancora alla telefonata, andiamo un po' più avanti. Guardi, troppo, troppo, santità, siamo qua che tremiamo tutti. Sì. Grazie, Andrea. E grazie, io ve la dico a tutti, e voi pregate per me.
Grazie, Santa. Grazie, Papa Francesco. Grazie, noi preghiamo sicuramente per lei, ma lei non ha bisogno, lei è già un santo. Ah, oh, ma Dio mio. Sì, veramente, nel nostro cuore. Due volte che forse ci troveremo nell'inferno. Guardi, penso proprio per lei. Avete visto? Ah no, dico, avete visto la reazione? Godetevela di nuovo. Guardate la reazione di lei. Guardate la reazione di lei appena Bergoglio dice ci vedremo all'inferno. Guardate la reazione della donna. Grazie, noi preghiamo sicuramente per lei, ma lei non ha bisogno, lei è già un santo. Ah, ma Dio mio. Sì, veramente, nel nostro cuore. Forse ci troveremo nell'inferno. Guarda, avete visto? Avete visto, miei cari figlioli? Rivediamo. Troppo, troppo santità. Siamo qua che tremiamo tutti. Sì. Grazie, Andrea. E grazie, io ve la dico tutti e voi pregate per me. Grazie, santità. Grazie, Papa Francesco. Grazie, noi preghiamo sicuramente per lei, ma lei non ha bisogno, lei è già un santo. Ah, oh, ma Dio mio. Sì, veramente, nel nostro cuore. Due volte che forse ci troveremo nell'inferno. Ecco, 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 quell'espressione che avete visto è ciò che meritano i bergogliani. Oh, dai, Papa Francesco, dai, te sei santo, non hai bisogno di preghiera. E quello dall'altra parte, Dio mio, chissà chi è che ti invocava, chissà chi è veramente il mio Dio. E poi ci vedremo all'inferno, perché ci vedremo all'inferno? Ma perché noi adoriamo Lucifero e il nostro regno è l'inferno. E che cosa fa la bergogliana che lo canonizza in vita? Lei non ha bisogno perché... Oh mamma mia, oh mamma mia, dai Papa Francesco, togli la mano, gettati a terra, bacia i piedi dei presidenti, schiaffeggia i cinesi, picchia i messicani, va bene? Lascia scivolare la mano ai tradizionalisti italiani, tutti quelli che ti stanno sulle scatole, trattali come meritano. Su questo sono con te, Bergoglio, colpo di scena. Su questo Papa Francesco, Don Minutella è con te, bravo, così si fa con quelli che ti seguono, sono talmente degni di questo che io ti dico bravo, è così che li devi trattare. Ci vedremo all'inferno, dice Bergoglio. Coraggio, cari Unacum, coraggio, coraggio tutti voi che scegliete di chiamarlo Papa Francesco. Ma lei non ha bisogno, lei è un santo. Ah sì, mio Dio, ci vedremo all'inferno. Oh. Capito? Ecco, queste sono le escursioni mediatiche di Bergoglio delle quali oggi vi ho voluto parlare. C'è stato solo l'imbarazzo della scelta, ho dovuto fare una, appunto, una sorta di selezione. Se lo considerate Papa, vuol dire che la Chiesa è diventata un circo. Se questo è il Papa della Chiesa cattolica apostolica romana, viva i pentecostali, anzi meglio di più, viva gli ortodossi. Se questo è il Papa, la Chiesa cattolica non ha più diritto di presentarsi legittimamente. Se questo è il Papa, la Chiesa è diventata un circo. Se questo è il Papa, la Chiesa cattolica è un avanspettacolo indecoroso e Gesù Cristo non c'entra più nulla. Ecco, naturalmente ognuno ha quel che merita, noi per fortuna guardiamo a lui. Il Papa Benedetto XVI, che non si sarebbe mai sognato di fare queste pagliacciate. Bene, miei cari, adesso c'è spazio per un paio di telefonate, il numero telefonico lo trovate in sovrimpressione, se volete approfondire tutte queste tematiche potete richiedere in segreteria il mio libro Pietro, dove sei? Eccolo qui. È un libro che approfondisce tutte queste questioni qui che abbiamo orora trattato. C'è qui la prima telefonata, pronto? Dov'è il caricabatterie? Perché qui finisce la linea. Ci deve essere un po' il caricabatterie. Sì, pronto, pronto. Chi parla? Sono Alessandro, sono Marco, che chiamo dal Piemonte, si è lodato Gesù Cristo. Sempre si è lodato Marco. Senta, volevo farle una domanda, volevo chiedere un po' il suo parere sulle messe di liberazione. Io sì, naturalmente non vado in a messa in comunione con Bergoglio, ci mancherebbe, però ho incontrato una mia amica che mi fa che è andata a queste messe di liberazione, io non ci vado, io mi tengo la mia bella corona del rosario in mano e prego che la Madonna ci aiuti
ci aiuti ugualmente, ma volevo chiedere appunto un parere suo, cosa ne certo, pensa. Certo. La ringrazio, la saluto. Dio ti benedica, Marco, avanti con Maria. Ma io direi che la messa che ogni giorno va in onda in unione con Papa Benedetto in tempi di apostasia della fede, come dicevamo ieri commentando il capitolo 8 dell'Apocalisse, sia la vera messa di liberazione. Non c'è bisogno di aggiungere altra specifica roba paraliturgica. La messa in unione con Papa Benedetto, guardate, la messa tradizionale Vetus Ordo è il più potente atto di esorcismo, non abbiate dubbi su quello. Quando voi, per non contaminarvi con l'eresia corrente, e le immagini da sole parlano, rimanete a messa in unione con Benedetto XVI e seguite la messa su Radio Domina, la messa tradizionale, la messa Vetus Ordo, voi avete già ottenuto la liberazione di cui avete bisogno. Dunque non preoccupatevi di cercare altro, non cercate altro in questo momento, perché è solo, per quel che mi riguarda, me lo chiedete, quindi vi rispondo come la vedo, per me è soltanto una forma di tentazione del diavolo per attingere altrove, per provare a vedere altro e così in qualche modo impantanarsi con la falsa chiesa bergogliana. La messa Vetus Ordo, celebrata da Don Enrico e da Don Minutella in unione con Papa Benedetto, apertamente in unione con Papa Benedetto, è una messa che libera da tutte le possibili influenze malefiche. Quindi non cercate altra roba, non andate in giro per cercare altre soluzioni. E qua è cascata la linea, è arrivata una telefonata, forse l'ho beccata, vediamo. Sì, eccola qui. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato, avanti con Maria, sono Anna. Anna, da dove chiami? Da Tiene, e ci conosciamo sì, già. Noi. Certo, da Tiene, la città di San Gaetano. Sì, di San Gaetano. Allora, volevo dirle una cosa riguardo a Bergoglio. Noi, io e mio marito, ci eravamo già accorti da tempo. Ancora quando sull'aereo pronunciò quelle parole dicendo: e voi donne, non fate come le coniglie. Sì. Cioè, quindi non era aperto alla vita, non è aperto certo. Alla vita. E lì ci siamo un po' scandalizzati, non dico un po'. E da allora, sinceramente, abbiamo anche noi tralasciato la chiesa parrocchiale e seguiamo lei, seguiamo le sue sante messe, le sue omelie, anzi non vediamo l'ora, aspettiamo tutte le sere, cioè, almeno abbiamo Don Minutella certo. Che ci consola, che ci parla di Gesù, della Madonna, che noi siamo anche devoti. Ecco, certo, e noi certo. La ringrazieremo sempre, Don Minutella. Bene, sempre, bene. Grazie, Fiola cara. E sicuramente il trionfo ci sarà. Certo, ne certo. Sono certissima, certissima. Certo. Sia io che mio marito siamo coalizzati, stiamo... Meno male che il Signore ci ha dato anche questa... Ci ha donato questa grazia. Grazie. Tanta benedizione, che bella testimonianza. Grazie di queste parole. Andiamo avanti, con Don Enrico ci spendiamo per riuscire a garantirvi tutto quello che è necessario a livello sacramentale. Don Enrico nei giorni scorsi ha benedetto dalla Cappella del Sacro Cuore ha benedetto i sacramentali. Dunque coraggio, andiamo avanti con fiducia, certo che ci sarà il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Pronto? Buongiorno Don Minutella, sono Rocco da Francoforte. Sia lodato Gesù Cristo, Rocco. Sia lodato Gesù Cristo. Don Minutella, io ho fatto una riflessione sul compagno Bergoglio, che è un evento che è passato inosservato a tutti. Questo usa la tattica degli aerei stealth, quelli che non sono visibili ai radar, perché va, sgancia la bomba, riparte e non se ne accorgono di quello che è successo. Così lui inietta il veleno e le persone non capiscono quello che è successo. Si tratta di una frase che ha detto il compagno Bergogliero poco dopo che si è insediato da falso papa, dove ha detto ai giovani: fate chiasso. Ma io lì per lì ci sono stato perplesso e vorrei la sua considerazione, perché sì, sì. Per me, io la vedo così, che questo è il non serviam qui sulla terra. Quindi ha detto ai giovani: fate rivoluzione, mettete tutto sotto sopra. E poi volevo dirle che la settimana scorsa lei ha fatto
alla trasmissione sui tatuaggi qui a Francoforte. Quel fratello che c'era sull'immagine, quello è il parroco più conosciuto in tutta la Germania, si chiama Olusterwitte, e poi lì c'è un complesso di edifici. Uscendo dalla chiesa, facendo 8 metri, c'è un locale dove danno i pasti ai poveri, quindi non c'era proprio bisogno di fare quella messa in scena lì nella chiesa. Grazie Don Minorello, Niente, te sei io proprio di molto Franco, bella la stai tua proprio a presentazione. Francoforte, no? Mi pare. Prego, Stai proprio a prego. Francoforte, tu, no? Sì, è la Ecco, chiesa appunto. dove andavo, è un gioiello, ma l'hanno Eh profanata. sì, A eh sì. me mi si stringe il cuore. Certo, Don Minorella, chi mi capisce di queste cose? Mi viene un infarto. E certamente. ripeto, vorrei la sua Ma come considerazione no? su quella frase che ha Certamente. detto Certo, certo, il certo. compagno Certamente. sul non Serbia. Certo, Grazie, buona tanta giornata benedizione, anche a te. ma non c'è dubbio, condivido pienamente una frase sibillina, anche quella, fate chiasso, rivolta ai giovani, che significa fate chiasso? Vabbè, può darsi che magari in quel caso lì non ci fosse nulla di specifico, anche Giovanni Paolo II, mi sta sovvenendo, aveva detto a Tor Vergata, questo chiasso l'ha sentito Roma e non lo scorderà più, però viene sempre il sospetto da una persona come Bergoglio, fate chiasso quando invece i giovani vanno invitati. Il chiasso è caos, è caos, è caos, e il caos non viene da Dio. Dunque, non c'è dubbio, sono d'accordo su questa tecnica. Io ne parlo nel mio libro Pietro, dove sei? Spiego a un certo punto del mio libro che c'è una tecnica comunicativa di Bergoglio che è proprio quella della massoneria ecclesiastica, del dire e del non dire, dell'affermare e del non affermare e così via dicendo. Su questo non c'è alcun dubbio. Bene, miei cari, allora giungiamo a conclusione della nostra rubrica quotidiana Santi e Caffè. Vi ricordo che è ancora disponibile il calendario questo di Piccola Nazareth di Radio Domina Nostra, un anno con Maria, è molto ben fatto, è bello, potete richiederlo alla segreteria di Radio Domina, è quello che segue ovviamente le memorie della liturgia tradizionale, anche il libro contestualmente La Sinfonia dell'Agnello, eccolo qui, è Pietro dove sei. Bene, miei cari, invoco su tutti voi la benedizione del Signore, vi ricordo stasera l'incontro con i pionieri del Rosario alle 21:15, preghiamo tutti insieme, e vi ricordo l'astinenza dalle carni oggi che è venerdì e infine il pio esercizio personale della Via Crucis. E vi benedico, eccolo qui il calendario, eccolo qui il calendario. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.